Questo premio è nato da un'idea di Italcementi Group all'interno del loro programma culturale che si chiama appunto ArcVision. L'idea di un premio è nata da delle discussioni fatte con il dottor Crippa, che è il responsabile della comunicazione, e alcuni architetti amici già da lungo tempo, come Odile Deck. L'idea era di creare una forma di riconoscimento al lavoro delle donne architetto, che notoriamente è in minoranza, se non altro sul piano della comunicazione, all'interno di un mondo, diciamo, ancora oggi abbastanza maschile. Questo non per delle intenzioni, come dire, retoriche o pietistiche, ma perché oggettivamente il panorama del lavoro delle donne architetto diventa sempre più interessante. Chiaramente vengono valutati i progetti per quella che è poi diciamo, quelle che poi saranno le valutazioni della giuria, ma principalmente il premio va alla persona. E da questo punto di vista i profili sono molto diversi, anche se esistono delle regole non rigide ma codificate, per cui l'architetto deve aver realizzato almeno un edificio, possibilmente di interesse pubblico. Nella sua attività deve tenere in considerazione appunto i tanti fattori che sono la sostenibilità, la ricerca, l'uso di materiali innovativi o di soluzioni compositive importanti. Le segnalazioni vengono fatte da un gruppo di advisor internazionale che segnala appunto all'organizzazione del premio le diverse progettiste. Poi c'è una commissione ristretta composta in parte da rappresentanti della Italcementi e da diciamo, persone esperti nell'architettura e nella comunicazione. Questa selezione viene poi sottoposta alla giuria che, come potete vedere, è una documentazione formata da, diciamo, metà e metà. Una metà sono architette e critiche d'architettura di grande rilievo internazionale, l'altra metà sono donne che provengono dal mondo della società civile, quindi imprenditrici, politiche. Si sta formando un corpo di documentazione sulle progettiste. Finora siamo già a una sessantina di progettiste tra le varie nelle tre edizioni che si sono tenute, e quindi comincia a esserci un corpus appunto di informazioni interessante per costituire ipoteticamente o programmaticamente un primo nucleo per un possibile archivio del lavoro delle donne architetto che oggi manca. E la vincitrice di questa edizione dell'ArcVision Prize Women in Architecture, un architetto giovane, europea, che però che ha aperto uno studio solamente da 8 anni, e in questi 8 anni è già riuscita a completare un corpus di opere per noi molto interessante. Anche perché la maggior parte di questi progetti riguardano appunto la dimensione pubblica, come si diceva prima. La particolarità, nel caso della vincitrice, è che il suo lavoro è pienamente un lavoro di architetto. I suoi progetti lavorano sulla composizione architettonica, su un linguaggio strutturale innovativo. È un architetto giovane, forse l'ho già detto, e questo da parte della giuria corrisponde anche a una sorta di incoraggiamento, nel senso che già si intravede nel lavoro di questa progettista delle promesse molto interessanti per il futuro, e quindi diciamo, il premio, che è anche un premio diciamo, consistente, vuole essere anche un incoraggiamento a giovani architette che affrontano il mondo della costruzione, che sappiamo essere molto complesso e molto sofisticato. Voi.